Saluti ai telespettatori, nuova puntata di tema, ospite di Teleacras, l'onorevole Calogero Firetto, deputato regionale di area popolare, ancora sindaco di Porto Empendocle, ma adesso anche ufficialmente e nelle precedenti interviste anche a tema su Teleacras è stata soltanto un'ipotesi, adesso ufficialmente con certezza Calogero Firetto è candidato a sindaco di Agrigento. Era un'ipotesi e adesso diventa una certezza, è una scommessa con, con noi stessi, qualcuno dice un, una sorta di tragitto del gambero, cioè all'indietro da deputato a, a sindaco, in realtà io penso che una delle cose più belle che possa capitare a chi ha voglia di spendere impegno civile e politico è quello di confrontarsi con le municipalità che rappresentano frontiera, oggi più che mai per la complessità e le difficoltà dei problemi che ci sono. Poi Agrigento sotto questo aspetto è veramente un di più di scommessa perché è una città che vive le difficoltà che tutti quanti conosciamo e che non serve sciorinare. Eh, però è una città che ha mille prospettive, è una città che ha 2600 anni di storia, è una città che è sedimentazione di fenici, di berberi, di, 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 di gente illuminata che qui ha messo casa, albergo, che ha creato civiltà. E una città come questa, con questa storia, non può star lì dove sta. Deve stare in ben altra, in ben altra posizione, deve stare in ben altra condizione di qualità della vita per, per i suoi cittadini. E quindi qualcuno dice chi ce lo fa fare, se poi raggiungiamo l'obiettivo abbiamo fatto bene a farlo. Io penso che questa sia una bella scommessa. Una domanda obbligatoria introduttiva dell'odierna puntata di tema. Calogero Firetto è candidato a sindaco di Agrigento in quale schieramento? Attraverso quali liste? Attraverso quali appoggi? Appoggi civici, appoggi di partiti? Il suo partito, la sua area di militanza politica? Disegni lei stesso, tracci lei stesso, onorevole Firetto, il quadro politico elettorale che si è composto intorno alla sua candidatura a sindaco di Agrigento. Io non vengo dalla, diciamo, dalle suore agostiniane, vengo dalla politica. Eh, sono un parlamentare regionale candidato in una lista eh, e che ho vissuto e vivo un'esperienza eh, d'amministratore locale a Porto Empedocle, un'esperienza che mi ha connotato indipendentemente dalla mia colorazione politica, cioè mi piace essere individuato per ciò che eh, siamo stati lì in quella realtà, per ciò che abbiamo portato innanzi, per ciò che siamo riusciti a creare. Mi sono sottratto, come lei sa, abbiamo avuto modo di, eh, di farne cenno in un'occasione, cioè, mi sono sottratto a quell'idea che potessi essere espresso da un tavolo, cioè dal tavolo del centro-destra o dal tavolo del centro-sinistra perché penso che la politica ad Agrigento ha mille torti da farsi perdonare, cioè mille cose che bisogna farsi perdonare. E, e, e la politica non solo in generale, anche con le facce, alcuni delle quali potranno anche venire in sostegno. Cioè io qui pongo una questione di ordine diverso. Creiamo un nuovo protagonismo civico partendo da liste civiche. Poi le forze politiche non sono il male della vita vengano a sostegno, però seguano le nostre regole di ingaggio. Le regole di ingaggio sono quelle di fare un passo indietro e consentire che un parlamentare regionale che vuole o va eletto, rinunciare a fare il parlamentare regionale, si vuole mettere in mano questa brutta gatta da pelare per farla diventare ciò che invece può essere una qualcosa di splendido. Io ci credo profondamente. Per fare questo facciano ciascuno un passo indietro e consentano che questo percorso venga avviato. Per cui il nostro recinto non ha una colorazione politica, né il fatto che si venga dalla politica possa significare una biura alla stessa rappresentanza politica. Guardi, io penso che tutti quanti ricordiamo la primavera di Palermo. Quella di Orlando, per intenderci. Bene, Orlando veniva dalla democrazia cristiana. Veniva da quella DC che aveva dentro di sé i Lima, che aveva di sé, dentro di sé tante brutte cose. Eh, che aveva anche un tale che si chiamava Ciancimino, aveva avuto, no? Eppure Orlando, che veniva da quella DC, seppe eh, svolgere un ruolo di profonda discontinuità e inaugurando una stagione importante, credo, per la Sicilia, e importante per Palermo, giusto appunto la primavera di Palermo. Un tal altro Bassino, che si chiama Enzo Bianco, qualche anno dopo, veniva dal PRI, dal Partito Repubblicano Italiano, ed era il Partito Repubblicano che era non solo di Spadolini, ma era il PRI anche, se lo ricorda, di Aristide Gunnella. Bene, quel partito storico... Da quel partito storico partì Enzo Bianco, eppure anche Palermo e anche Catania ha avuto una sua primavera. Ma penso che Agrigento, al di là delle connotazioni della politica, ammisca ad avere qualche duno che magari avrà dato prova di sé in qualche altra, altra esperienza e può raccontare con un portato storico delle cose realizzate cosa vorremmo fare per Agrigento. Le regole di ingaggio, per essere ancora più chiari. La primavera palermitana di Orlando, la primavera catanese di Enzo Bianco, la primavera agrigentina di Calogero-Firetto, il discorso politico è chiaro. Sulle regole di ingaggio, i partiti un passo indietro. Ciò significa che a sostenere la candidatura a sindaco di Calogero-Firetto ad Agrigento vi saranno soltanto delle liste civiche, intitolate nei modi più disparati. Agrigento cambia, Agrigento rinasce, non vi saranno simboli dei partiti, non vi sarà allora il simbolo dell'NCD, dell'UDC, di Forza Italia, di altri partiti di collocazione di centrodestra. Sarà un complesso di liste civiche, due, tre, senza che vi siano liste. Ufficialmente espressione di una segreteria di partito e quindi senza che vi siano poi al momento del voto, quando ci si reca alla sezione elettorale la mattina del 31 maggio, senza che vi siano i simboli dei partiti sotto il nome Calogero Firetto. Ho compreso bene, no? Nel senso che non io non sono per le mistificazioni, sono sempre per la linea della chiarezza, sono per la chiarezza ad ogni costo. Noi partiamo con due liste civiche, che sono assolutamente civiche, mi riferisco a Agrigento Rinasce, a Agrigento Cambia. Dentro di queste ci sono gente che ha avuto sensibilità ambientale e anche militanza. Che abbiamo anche ascoltato le giornate scorse. organizzate, c'è gente che viene dall'attivismo culturale, dal volontariato, da movimenti civici, penso ad Agrigento Punto a Capo, cioè soggetti che vengono Chi da ha? esperienze culturalmente anche diverse ma che ambiscono, che ambiscono ad un'idea diversa di Agrigento. Tutte queste rappresentazioni danno voce e contenuto alle due liste, Agrigento Rinasce ed Agrigento Cambia. Accanto a queste due liste, che poi sono quelle di diretta promanazione, intorno alle quali vogliamo che si costruisca il progetto, possono e arriveranno verosimilmente altre liste civiche. E possono arrivare anche formazioni politiche con il loro simbolo, senza nascondersi, senza incappucciarsi. I simboli dei partiti. Senza incappucciamenti, perché la gente deve sapere chi c'è dentro quel, quel progetto lì. Quando mi riferisco a regole di ingaggio... E al, mi passo e al passo indietro. Mi riferisco al fatto che queste formazioni politiche facciano un passo indietro perché se qualcuno decide a un certo momento di mettersi in mano questa macchina qua, e decide di non essere espressione di tavoli, lo fa mettendo in gioco se stesso, le sue coronarie, mettendo in gioco la sua faccia, è evidente che non ci si può muovere con le vecchie logiche del passato. Mi fai l'assessore, me lo cambi, me lo aggiusti, qui ci vuole una squadra forte, importante, competente per Agrigento, che abbia nella testa la voglia di dimenticarsi anche qualche ora in più di di stare a casa per scommetterci veramente su un lavoro che dovrà essere assolutamente immane per Agrigento. Di questa squadra io voglio essere il personale responsabile. Se qualcuno ha a distanza poi di sei mesi, otto mesi, lo misureremo ciascuno per i fatti che saprà, che saprà produrre. E questa è la scommessa nuova e questo è il passo indietro a cui mio, io mi riferisco. Dopodiché io penso che ciascuno in questa città Può essere portatore di utilità formidabili nell'interesse di Agrigento e ne avrà un ritorno anche dal punto di vista della propria immagine politica. Cioè, abbiamo figure presenti nei ranghi istituzionali di governo nazionale, bene, le utilizzeremo, virgolettato. Vanno utilizzate, bisogna scommettersi. Come scommettersi? Non scrivendogli la letterina che non serve. Ma dandogli dei progetti precisi e su questi progetti vedremo se saranno in grado di rispondere alla città e poter dire: Io ho risposto al sindaco della mia città, alla mia città, portando questo tipo di beneficio, e così varrà per i deputati regionali. Nessuno la potrà da questo punto di vista fare franca, neppure coloro che oggi stanno brigando per fare cose diverse, che mettono in movimento anche gli agenti guastatori, anche a costoro che stanno lavorando in questa direzione qui, che stanno lavorando anche nella direzione dell'inquinamento dei pozzi, anche loro saranno, se questa esperienza andrà avanti, inchiodati alle loro responsabilità. E poi, se queste responsabilità le sapranno disimpegnare, anche loro avranno il loro buon beneficio pubblico in termini di immagini. L'appoggio da parte dei partiti dunque disinteressato, gratuito, senza la logica del do-ut-des, del fac-out-facias, senza la logica del mercanteggiare poi sugli assessorati, sui sottogoverni. Da parte del candidato sindaco di Agrigento, Firetto, quindi una assunzione in prima persona a 360 gradi di ogni responsabilità attinente al comune di Agrigento. Un tema che sarà ed è già ricorrente in campagna elettorale: il rigassificatore a Porto Empedocle. Spesso Firetto è presentato, è stato già presentato da alcuni suoi rivali, competitori, come il candidato del rigassificatore. Più volte l'onorevole Firetto ha spiegato che si tratta di un'opera ancora in profondo forse, in riferimento alla sua effettiva costruzione, realizzazione. Ad ogni modo, in altre occasioni, Firetto ha sottolineato, se erro, mi corregga, che qualora eletto sindaco di Agrigento non compirà alcun atto che sia connesso con l'impianto del rigassificatore o col progetto, perché al momento è soltanto un progetto, del rigassificatore a Porto Empedocle. È un progetto che formalmente è già cantiere, che non viene realizzato perché, perché sappiamo che nel resto del paese i rigassificatori non funzionano più, sono fermi, non si sostengono economicamente e, come hanno spiegato in tanti, anche quel tale Starace che è amministratore delegato di Enel, economicamente non si sostengono e quindi non sarà realizzato. Io sono, notoriamente la penso in una certa maniera. Sul piano della sicurezza e sul piano di tutto quanto, sapendo come in località come Sagundo in Portogallo sono fin dentro il centro urbano, ma non è questo il tema di oggi, perché io penso che in questa campagna elettorale il tema del ricassificatore entri. Qualcuno direbbe come cavoli a merenda, come la sabbia del Sahara nella Valtellina, cioè è la cosa che non c'è, quindi stiamo parlando di una cosa che, non è sì, che non, di fatto non è realizzata e che verosimilmente non viene realizzata. Se dovessimo arrivare al Comune di Agrigento non dovremmo pronunciare su niente né sconfessare gli atti che le amministrazioni precedenti hanno fatto, per cui se ci sono costituzioni in giudizio rimarranno. Il nostro programma l'unico elemento che, che terrà è proprio questo: un impegno a non eh, intervenire su, su questo tema qui. E, e non è una finzione scenica, è, una finzione so, è una, un fatto sostanziale perché. Obiettivamente, quell'iter lì è il perfetto, dipende semplicemente da una strategia di governo. Che oggi purtroppo è in, in seria crisi, cioè i rigassi rigassificatori, nel resto anche d'Europa, que vedi quello di Zirbruggen, non è in, in, in buona attività proprio perché economicamente non sostenibile. Se parli con buoni soggetti del Ministero dell'Ambiente, ti dicono che quella è ormai una storia una storia chiusa, il costo del gas è a un costo così basso per cui oggi rigassificare non è assolutamente conveniente. Però ciò che in questo momento a me onestamente fa specie è che nel 2012, quando si era nel pieno dell'idea di realizzazione perché erano sostenibili, di rigassificatore dal 2010 al 2014 non se n'è più parlato quantomeno fino a settembre del 2014, quando si è cominciato a dire che c'era l'ipotesi di Filetto che si candidasse ad Agrigento, che cosa gli vogliamo dire? Vogliamo dire che ha amministrato male, qualcuno gli viene pure, pure forse, diciamo, può tentare di fare questo tipo di operazione, eh, magari gli viene più, più, più complicato diciamo, spiegarla. Allora diciamo una cosa che gli si può dire, lui ha creduto nel rigassificatore, sì ci ho creduto, credo di aver fatto... Un'opera buona per eh, la mia città, avendo assicurato sicurezza, avendo visto la compatibilità ambientale, avendo portato un, un po' di benefici utilissimi a quella realtà, eh, però alcune cose non si faranno, non vedranno mai la luce, purtroppo. Perché l'approfondimento dei fondali del porto di Port Empedocle, che si faceve, sarebbe fatto perché pre era previsto nelle misure compensative siglate, a meno 14, oggi è 8,70. I fondali, quindi potrebbero entrare le mega navi da crociera in porto. Non, a, non accadrà più perché, non facendo l'impianto, non ci saranno quelle misure compensative lì. Quindi, ci scordiamo le mega navi da crociera. Continueremo ad avere queste, queste di qui. Il sogno nostro è avere anche quelle là. Tutta una serie di utilità che erano previste per il territorio. Verranno meno proprio perché l'impianto non si fa. Ecco perché quando dicevo era una occasione perduta, a questo qui io obiettivamente mi riferivo, al di là dei 100 posti di lavoro che qualcuno dice: Ma erano poca cosa, poca roba, 100 posti di lavoro, sì, vabbè, 100 po erano poca, averli è meglio rispetto a non averli. E quando una nave da, una nave di una casiera entra in porto di quel tipo lì, lascia di spese di costo vivo 50.000 euro tra costo di ormeggiatori, tra i rimorchiatori, tre rimorchiatori, due in trazione ed uno in, in stato di stand by, in un, in un altro in stand -by, le tasse eh, portuali, le tasse che un impianto di questo tipo paga. Abbiamo fatto il conto che per un co il comune c'erano tasse che venivano pagate dell'ordine dei 2.600.000 euro l'anno, la sede legale è lì e quindi tasse per la Sicilia. Beh, il niente porterà niente, la realtà qual è? Che quando si sente parlare di gas sembra, anche la bombola del gas uh, si ha sempre paura, scoppia. Beh, idee di, di impianti che siano scoppiati di questo tipo non ce ne sono state, però giusto qui dove siamo arrivati, questo era tema del tempo che fu, quando la vicenda era in pista, oggi non c'è più e a me piacerebbe che tutti quanti ad Agrigento si confrontassero sui temi che riguardano questa città, cosa vogliamo fare di questa città non del rigassificatore che non c'è. I mali di Agrigento non sono il rigassificatore che non c'è e non c'è stato. Se abbiamo 700.000 a 600.000 turisti, invece di 1.200.000, invece di 1.500.000, non è il rigassificatore che non c'è e che non c'è stato. Siamo noi che non lo abbiamo saputo fare fruttificare. Se Agrigento cade a pezzi, non è il rigassificatore. Allora, Chi ha amministrato questa città? chi non l'ha amministrata, chi si presenta, deve confrontarsi su questi temi. Oggi noi abbiamo lanciato col distretto turistico, coinvolgendo il comune di Agrigento, realizzando noi distretto turistico il dossier. Agrigento capitale della cultura. Qualcuno ha detto, anche persona a me vicina, ma non è troppo ambiziosa la cosa? No, non è troppo ambiziosa. Perché Matera è stata capitale della cultura. Matera ha forse le stesse possibilità che ha una città come Agrigento? Assolutamente no, ci hanno creduto, ci hanno lavorato con serietà e intelligenza, a questa operazione ci stanno lavorando in tanti, eh, ci sta lavorando. La diocesi ci ha lavorato il distretto come elemento diciamo di collante, c'è una mano ci ha dato il comune di Agrigento, la Cultural Farm ci ha dato un altro sostegno, gli amici di Valli Caldi, l'altra porzione per animare questo dossier e l'ambizione è grande perché Agrigento può diventare realmente capitale della cultura. Poi abbiamo una valle che funziona dentro questa città come un un binario a sé stante, no si stanno facendo delle buone cose però di ciò che si realizza dentro la valle cosa ne viene alla città in questo momento poca poca cosa eppure da noi ad Agrigento c'è un dato che è assolutamente innovativo e utile cioè la nascita di una quantità importantissima di B&B con un numero considerevole di posti gestito da piccoli e da piccole aziende, familiari, che produce il reddito, che è un reticolo importante che dobbiamo far fruttificare e questa è la sfida che noi dobbiamo avere davanti. Dentro questa sfida ci stanno tante cose, ci sta come vi viene comunicato quella intanto idea fondamentale che deve vedere Agrigento non comunicare più all'esterno brutture, inciviltà, eh, afflizioni. Agrigento deve comunicare al mondo intero la sua bellezza e lo deve saper fare perché ha tutte le caratteristiche per, per poterlo fare. Allora cambiarla capitale della cultura è un'occasione, insieme a tante altre occasioni che ci possono essere. Rivitalizzare il suo centro storico, Siracusa Ortigia, Ibla Ragusa, Girgenti ad Agrigento. Questa idea di centro storico, del girgentano centro storico, è un'idea che noi dobbiamo valorizzare, tornando a far rivivere il centro storico. Mi consenta, tutto ciò si scontra con una grave mancanza di risorse finanziarie, perché l'Italia è a due velocità. Vi è l'Italia della TAV, della Expo, delle grandi opere su cui vi è anche ampio spazio per lucrare nelle tangenti, nelle corruzioni. Bagni di milioni di euro da Roma in su, in Sicilia. Ad Agrigento invece mancano i soldi anche per comprare la vernice e ridisegnare le strisce pedonali in città o per riparare le buche stradali o per asfaltare le strade. Il deficit del comune di Agrigento ammonta a decine di milioni di euro. Secondo tanti, anche tecnicamente preparati, già la commissaria Luciana Giammanco avrebbe dovuto dichiarare insediandosi dopo le dimissioni di Zambuto il predisesto finanziario. E allora, rispetto ad un condivisibile, apprezzabile, libro dei sogni, La montagna della mancanza di risorse finanziarie sarà una montagna difficile da scalare. Ciò la preoccupa o la incoraggia ancora di più? E se la incoraggia, come invertire la rotta verso il collasso, il dissesto finanziario del comune di Agrigento? Aggiungo che i bilanci degli ultimi anni, dal 2008 in poi, sono stati bilanci non di investimento ma sono stati bilanci di copertura di spesa corrente, per pagare soltanto ad esempio la macchina comunale, 630 dipendenti, i titolari di posizione organizzativa, i dirigenti, i premi di produttività. Nei bilanci, peraltro paradossalmente poi approvati dal Consiglio Comunale un giorno prima della chiusura dell'anno per il quale si prevede il bilancio. Sono stati bilanci semplicemente ragionieristici di copertura di spesa corrente, senza una voce di spesa di investimento. Ha raccontato Fesseria il presidente della regione Lombardo, quando è stato ad Agrigento annunciando i 25 milioni di euro per la rete idrica, infiammando di entusiasmo così tanto l'allora sindaco Zambuto che Zambuto pensò la sera stesso della promessa di Lombardo di conferirgli la cittadinanza onoraria. Hanno raccontato fesseria ad Agrigento lo scorso ottobre il presidente della regione Crocetta e l'assessore al territorio ambiente Mariella Lobello quando hanno annunciato 20 milioni di euro per la collina di Girgenti, per la cattedrale. E poi hanno risposto dalla curia, non vi è traccia di un euro. E allora, a fronte della mancanza di risorse finanziarie, a fronte delle tante fesserie che si raccontano ai massimi livelli, come intende muoversi soprattutto? In due modi. Il primo è la parte corrente a cui si fa riferimento. Non so se qui o da qualche altro collega ho portato il riferimento tra Agrigento e una città omogenea per numero di abitanti e sostanzialmente omogenea per stellarità. Siena, bene il rapporto sui debiti fuori bilancio, per esempio tra le due città, è un rapporto che eh, fa impallidire. Agrigento è decine di volte superiore rispetto a Siena. La qualità dei servizi a Siena alta, altissima per alcuni, ad Agrigento bassa, bassissima per alcuni. Il livello della pressione fiscale ad Agrigento. Altissimo, al massimo, un tributo che non, ho, non è al massimo. Cos'hai? No, non c'è, tutti al massimo. Non così Siena, che ha una pressione fiscale media. Quindi una pressione fiscale, 52.000 abitanti Siena, 52 qualcosa, 58 Agrigento. Un livello dei trasferimenti dello Stato omogeneo nel complesso, perché Agrigento ha più trasferimenti dalla regione siciliana è inutile che diamo i numeri che annoiamo, e ha meno trasferimenti dallo Stato, al contrario Siena ha più dallo Stato perché lì non è, la Toscana non è a statuto speciale e meno della regione, nel complesso Agrigento ne ha proporzionalmente di più rispetto a Siena. Perché Siena non ha questi livelli di buco? Perché è stata amministrata bene e non è un problema... Degli ultimi anno, degli ultimi due anni, è un problema risalente nel tempo. Adesso, qui non voglio individuare facce, persone fisiche, ma è un problema che risale nel tempo. Un livello di amministrazione che è andata fuori controllo. Quindi, già sull'ordinaria amministra sull amministrazione, come recuperiamo? Ad Agrigento, cioè, i soldi arrivano come arrivano nelle altre città. C'è una riduzione drastica complessivamente dei trasferimenti, ma riguarda tutte le città d'Italia. Se le altre vengono amministrate con efficienza, Agrigento deve adeguarsi ad essere amministrata con efficienza. Gli investimenti. Tu dici nel bilancio ultimo non ci sono traccia di soldi di investimenti, perché, perché tutto è stato assorbito nel corrente, cioè significa che anche lì... Hai lavorato a dilatare, dilatare, dilatare attraverso forme clientelari ciò che è la spesa corrente e non pensi ad investire. E questa è una grande drammaticità che ti fa dire quello che hai appena detto, cioè che qui è la conseguenza che si è amministrato male e anche questo consolida le cose che stavo dicendo prima. Sul piano degli investimenti. Perché non ci sono investimenti ad Agrigento? I soldi ci sono, non li abbiamo saputi cogliere, non sono stati saputi cogliere. Cioè, non è possibile che la vicina... Adesso va, lasciamo perdere Portembeo, se no, fa, si fa il confronto con Porta per mancanza e, di progetti. e si dice vende la sua roba. Perché i fondi comunitari non li abbiamo saputi utilizzare, Agrigento li ha saputi utilizzare. Dimmi un progetto fatto con un fondo comunitario. Uno. Se fa il confronto con Siracusa, se si fa il confronto con Ragusa, se si fa il confronto con Catania, con Palermo, si vede quale abisso esiste. Quindi qui il problema è non è chi c'è dietro, chi c'è in mezzo, chi c'è di lato. Qui il problema è chi è il sindaco, chi va a governare e come governa. Non è tutto il resto è noia, avrebbe detto Califano. Tutto il resto è assolutamente noia. La drammaticità di Agrigento non è, è quella di non aver saputo utilizzare quelli che erano i fondi comunitari. L'unica cosa che era, sembrava essere riuscita, ma quasi non perché inseguita, attenzione, non perché inseguita dall'amministrazione, fu la compensazione per la 640, un bel dono che doveva essere investito al quadrivio Spinasanta, con gli interventi al quadrivio Spinasanta. Dove siamo arrivati? Cioè, non c'è stata quella azione di sollecitazione, di inseguimento sulle questioni che ti hanno dato e non le hai sapute mettere a reddito, non le hai sapute mettere, mettere in opera. Allora, io penso che qui la vulgata secondo cui e i soldi, e i soldi: certamente non scaveremo e troveremo i soldi, troveremo i soldi se li sappiamo trovare i soldi e se sappiamo amministrare oculatamente in modo che non si risperdano risorse, facendo che cosa? Intanto su quelli che sono i servizi essenziali, andando a fare un ragionamento serio su come si può risparmiare. E quello sarà il primo banco di... E i servizi essenziali sono rifiuti e acqua? Il tema dell'acqua non è diretto dominio del comune, nel senso che è gestito da un privato e quindi non è quello... Ma lei non sarà ha... tra i sindaci che pretenderà la restituzione delle reti idriche e fognarie, come altri sindaci agrigentini, per esempio? Nel momento in cui arriverà una legge che ci consenta di poterlo fare, certamente tutti i sindaci lo farebbero. Quindi non credo che ci possa essere un sindaco che possa dirsi contento di una gestione che ha un costo per il cittadino, che secondo me è insopportabile. Dobbiamo aggredire il tema del costo all'ingrosso anche dell'acqua, il costo all'ingrosso dell'acqua, che è esageratamente Ammonte. alto. Da partendo da Sicilia Acque. E dopodiché partendo da lì bonificando tutta la filiera, cioè cosa a me da cittadino interessa? Cioè a me le, gli ideologismi mi hanno sempre spaventato. Ciò che mi interessa è avere un'acqua con un costo che sia sopportabile, nella media, che sia E oggi il costo dell'acqua è alto. Mi interessa l'acqua tutti i giorni tutti i santi giorni e mi interessa l'acqua ad una pressione che sia convenuta cioè mia nonna diceva non c'è l'acqua corrente ma non è, è come se non ci fosse c'è un piscolo, cioè un piscolo non può essere sì. cioè aprendo il rubinetto l'acqua deve essere secondo quel livello di pressione che è convenuta in carta del servizio allora se ci sono queste tre cose che la gestisca l'Aus o che la gestisca Ruopolo mi interessa poco. A me, cittadino, la prima cosa che interessa è questo. Poi ci sarà l'altro tema, se vogliamo affrontarlo, come sono state assegnate nel tempo ai variato le gestioni del servizio, ma è un tema che ci porterebbe veramente molto lontano. Per quanto riguarda invece il servizio della nettezza urbana. Il Consiglio Comunale uscente ha approvato un atto di indirizzo verso la gestione in house. Poi ci si è resi conto che il Comune di Agrigento non dispone dei mezzi per poter svolgere il servizio di nettezza urbana. Non ha compattatori, ad esempio, per cui è costretto, suo buon grado o malgrado, a rivolgersi alle imprese private. Nel costo sulla nettezza urbana mi raccontano, eh, i dati non sono diciamo presi al tabacchino ma su, su, su elementi oggettivi, che si perde qualcosa come 4 milioni arrotti l'anno di buco, questo è un tema fondamentale. L'Aos, per cui c'è l'Aos e la panacea e si risparmia, non so se, se è questo che può accadere. Comuni come quello di bagheria per esempio, dove c'è un sindaco a 5 stelle il quale fece una grande battaglia per l'AOS, per la gestione laos. Se qualche settimana io sono stato in una pizzeria di Bagheria un sabato sera una ventina di giorni fa e l'immondizia era quasi al terzo piano. Ha dichiarato il sindaco oh, di, di Bagheria, che l'Aos non sa da fare, bisogna diciamo, riandare verso una forma. Diversa di gestione del servizio. Ora noi qui non dobbiamo essere inchiodati, aus sì, aus no, dobbiamo essere inchiodati invece a un'idea diversa che il costo del servizio deve essere ridotto. Poi guardandolo scientificamente, matematicamente, andiamo a vedere se, per esempio, assumendo direttamente una porzione del servizio il comune e un'altra parte il privato, o se è più conveniente che fa tutto il. Queste simulazioni vanno fatte perché ciò che poi alla fine a me cittadino interessa, che la TIA deve abbassarsi perché il livello è assolutamente insopportabile. Allora voglio una qualità del servizio più alta rispetto a quella che c'è e voglio nello stesso tempo un livello della tariffa che si abbassi. Per poterlo fare dobbiamo puntare alla differenziata. Non perché la differenziata è ideologicamente il tema da affrontare siamo intanto obbligati a farla la differenziata però per fare una differenziata che mi faccia abbassare il costo della tariffa noi dobbiamo fare una differenziata spinta e quella sarà un grande banco, banco di prova su cui scommettersi cioè se tu non raggiungi un livello del 70% di differenziata la TIA non la abbassi anzi il rischio è forse che la alzi allora, siamo obbligati a fare la, la, saremo obbligati a fare la differenziata, con sacrificio di tutti quanti noi agrigentini, una differenziata spinta che ci porti al 70%, nel momento in cui avremmo attivato il 70% di differenziata con le possibilità di riciclo su alcuni settori di rifiuti, avremo una riduzione del costo del servizio e avremo un miglioramento ambientale che potremmo guardare meglio in faccia ai nostri figli. Da come lei, onorevole Firetto, si esprime in termini anche tecnici di calcolo scientifico, di programmazione concreta, da ciò si intuisce, io almeno lo suppongo, che la sua squadra di governo, gli assessori che la affiancheranno nell'amministrazione della città di Agrigento qualora sia eletto sindaco, Saranno non delle persone assessori e assessori in quanto premiati dal partito di appartenenza o dall'area di appartenenza per fedeltà, per eh, lunga militanza o per altri meriti, ma dovrebbe, dovrà trattarsi di assessori tecnicamente preparati. Si tratta della sua intenzione. È così. E poi aggiunga anche... Il presidente della provincia uscente, ultimo, ha modificato 50 volte la sua giunta nel corso di 4-5 anni, dal 2008 al 2012-2013. 50 assessori. Il sindaco di Agrigento uscente non è stato da meno. 45-46 assessori nell'arco di pochi anni. La, mia la storia, sua squadra. La mia è intanto è una storia diversa, nel senso che in quel dove sono e dove sono stato non è accaduto questo. E, e poi l'idea che ci vuole non l'assessore perché si va a fare una foto e dice io ho fatto l'assessore. Io penso che di fronte a una vicenda così complicata, grovigliata come è oggi la vicenda amministrativa di Agrigento o hai gente con. I polsi, le esperienze, le voglie, le competenze giuste, altrimenti il cammino diventa complicato. E quindi avere le persone giuste accanto è una regola di, di autosopravvivenza, perché senza la quale non vai da nessuna parte. E consentimi che non siano le crocettate, il battiato, il zichichi, che poi si sono rivelati <coughs> ciò che <coughs> si sono rivelati, ossia. <coughs> Personalità prestigiosissime, me ne guarderei bene, però in altri pianeti impegnati e assolutamente lontani dalla politica, dal modo di amministrare, dalla volontà di amministrare una regione difficile come la Regione Sicilia. Quindi, almeno ciò che io ritengo sia l'auspicio unanime di una cittadinanza, non è personalità altisonanti, i nomi di grido, quanto invece. Personalità preparate, manager. Personalità che nel campo in cui do, li metti sanno di che cosa parlano perché se ne sono occupati e se ne sono occupati con competenza. Credo che, che la cifra debba essere questa. Poi tu sfondi una porta aperta, sai quali critiche ho mosso rispetto ad alcune cose che tu qui stai dicendo, per esempio in ordine alla giunta crocetta. Cioè, mi ha quasi fatto disamorare per Battiato che ha fatto delle canzoni splendide, veramente lo metti in una posizione improponibile senza che la persona stessa sapesse se era l'assessorato al turismo, alla cultura non ha ben compreso neanche le proprie competenze. Non l'abbiamo visto una volta in commissione, non l'abbiamo visto relazionarsi con l'aula in nessuna occasione. Cioè, ecco, queste... Eh, trovate in qualche modo naif non servono ad una città che è sull'orlo veramente del precipizio. Ho citato poc'anzi la fesseria della rete idrica e fognaria da Grigento, del consolidamento della collina della cattedrale e del centro storico. Adesso un'altra candidata fesseria, che è la fesseria relativa al finanziamento fisso, stabile, a favore del Polo Universitario di Agrigento. L'ex provincia di Agrigento che non rinnova il pagamento della quota di 800.000 euro a favore del Polo Universitario di Agrigento, però dopo due giorni rinnova i 300 e passa mila euro per pagare le indennità di posizione ai dirigenti della provincia regionale di Agrigento, legittimo, consentito dalla legge. La regione che promette di intervenire al posto dell'ex provincia, ma abbiamo letto proprio oggi, data della registrazione dell'odierna puntata di tema, che nel bilancio appena approvato dalla Giunta Crocetta vi sono pesanti tagli agli enti universitari e ai consorzi universitari. E allora il diritto allo studio ad Agrigento, il mantenimento della università, le politiche giovanili, ovviamente saranno... Una priorità nell'agenda di governo di qualunque sindaco si è eletto il 31 maggio. Ma sul sulla consorzio universitario di Grigento, che poi è una vicenda che è abbastanza simile a una serie di consorzi universitari in Sicilia, cioè una crisi profonda su, dal punto di vista finanziario, perché? Perché i trasferimenti si sono via via ridotti e le province le hanno dovute a loro volta tagliare. Adesso c'è un problema intanto immediato ordinario questo stanziamento che è dell'ordine dei 4 milioni, generico per tutti i consorzi, che verosimilmente non è bastevole e quindi ci vuole anche un'azione d'aula perché eh, si ricostituisca una provvista che sia utile a consentirne la, la sopravvivenza. Poi c'è un tema più complessivo del consorzio universitario in generale, ma io mi occupo di quello di Agrigento, mi vorrei occupare. Noi abbiamo la necessità intanto di ridefinire il rapporto tra il consorzio e l'Università di Palermo. Si tratta di garantire ove possibile un'azione di efficientamento, l'abbiamo detto in un'altra occasione, vedere se ci sono delle riduzioni che possono essere fatte, delle limature in termini gestionali. Avviare un'attività di investimento utile che si leghi al consorzio universitario come lo fai se hai una riqualificazione dell'offerta formativa. Cioè noi non possiamo essere un'area periferica che fa da replicante a corsi di laurea già esistenti nella università madre. Noi dobbiamo caratterizzare l'offerta formativa in ordine alle condizioni del territorio. E quali sono queste condizioni del territorio? Noi abbiamo un patrimonio archeologico che è un giacimento infinito di studi, illimitato, per cui non solo corsi di laurea, di laurea che si legano ai beni archeologici, ma anche i master che si legano a certi profili di studio legati ai nostri beni archeologici. La, la nostra è un'area turisticamente vocata, lascio stare che abbiamo 600.000. Uh, visite l'anno, l'abbiamo detto che dobbiamo uh, moltiplicare e in questo ragionamento di moltiplicazione dei flussi debbono esserci in campo tante cose, debbono esserci le politiche legate al territorio, ad una qualità dell'offerta rigettiva, ma deve esserci anche un'università che ti sa formare in relazione alle attività che si legano al territorio e quindi immagino corsi che, di laurea che si legano all'area turistica, dico delle competenze turistiche e relativi master penso anche al tema, al tema energetico cioè se noi penso ad un'altra idea fondamentale che è una suggestione che in queste ultimissime giornate comincia a farsi largo ed è assolutamente appropriata, cioè noi agrigento, città periferica ma città centrale rispetto a certi temi la nostra perifericità ha un elemento di centralità, cioè noi siamo porta del Mediterraneo e quindi studi legati all'idea di Mediterraneo, noi siamo crocevia di flussi migratori e quindi anche traendo spunto del fatto che di questa perifericità nostra se ne è accorto il Papa che ha creato un cardinale in questo, mantenendolo qui ad Agrigento. Anche se si tratta di un Mediterraneo ormai diverso, è un Mediterraneo infuocato, un Mediterraneo. abbiamo ritirato anche le ambasciate dalla guerra. È Libia, un Mediterraneo infuocato, è un Mediterraneo dentro il quale i flussi continuano però a passare. Allora, siccome non credo che alzeremo i muri di cemento armato, e credo che Agrigento lo è stata storicamente città delle differenze, e oggi inevitabilmente lo è. Non perché lo abbiamo scelto noi, nessuno lo ha scelto, e ne possiamo dire siamo vocati a farlo, lo è. Allora anche un, l'università si può da questo punto di vista legare a questo tema, cioè la riqualificazione dell'offerta formativa che segue i diversi. E questo è fondamentale se vuoi essere attrattivo, se vuoi portare gli studenti qui e diventare un elemento di specificità territoriale. Altra cosa non secondaria, anche qui. I fondi comunitari cioè la triennalità 2000, che si ferma al 2014 sui bandi comunitari non ha visto agrigento mi pare particolarmente performante in questo settore vogliamo nella prossima triennalità per esempio sui campus universitari candidare agrigento per campus universitari ti ricordo che viene finanziato il 50% viene finanziato dai fondi comunitari. Troverà, dice, ma il 50% i comuni non ce l'hanno? Forse non ce l'hanno, ma ci sono fiordi privati che vogliono investire in questo. A me è capitato di sentire ragionamenti di questo tenore. Privati che si inseriscono, avendone anche un'utilità di ritorno, evidentemente, a coprirti l'altro 50%. E vogliamo per esempio far diventare campus universitario il gioieni, visto che l'arcivescovado la, è disponibile a fare questo. Allora riportiamo gli studenti, nel, gli studenti nel centro storico, lo rivitalizziamo e facciamo una cosa che nelle altre città hanno fatto, diciamo, e noi non scopriamo, scopriamo l'acqua calda, lo ha fatto Perugia, lo ha fatto Bologna in maniera piena. Lo faccia anche Agrigento, perché ne ha le connotazioni perché. Quindi riportiamo il campus portiamo il campus universitario a Girgenti, nel centro storico. Questa è l'idea, facendo rivitalizzare il centro storico, perché quando ti arrivano in un campus 800-1000 studenti, hai la necessità di aprire il pub, hai la necessità di aprire la cartolibreria, cioè fai rivivere il centro storico. Una curiosità che mi sovviene adesso, non ho preparato la domanda nella mia mente. Andrea Camilleri potrebbe anche essere inteso come un suo mentore. Quindi le chiedo: lei ha l'abitudine di confessarsi spiritualmente, intellettivamente con Camilleri una volta ogni due mesi, ogni tre mesi? Di conversare con lui? Se sì, le è capitato di parlare ad Andrea Camilleri della sua intenzione a candidarsi a sindaco di Agrigento. E Camilleri cosa le ha risposto? Qual è stata la sua valutazione? Se tutto ciò vi è stato? Altrimenti procediamo oltre. No, questa la posso confessare. Mi trovo a Palermo e ho ricevuto la sua telefonata. Solitamente sono io a chiamare. E ho ricevuto la sua telefonata. Era l'assistente che me lo passa. Dice Andrea ti vuole sentire. E lui mi chiede, dice, ma è vera, col suo timbro notorio, ma è vera sta cosa che ti vuoi candidare ad agrigente? Dico, ma la, la vorrei fare sta cosa. La risposta sua è, buono fai. Allora, questo buono fai me lo porto da dietro, perché è, è stato un estimatore profondo delle cose che abbiamo fatto nella città. Non solo lui, non solo lui ma anche le sue figliole, anche le figliole, per cui... Questo buono fai forse è un viatico, non lo so. E, e quindi è una scommessa. Una scombente. benedizione. Lui non benedice perché, come sai, non è eh, un credente. Eh, Nel senso di una condivisione. Condivisione del progetto. Ma lui dice una cosa che è anche profondamente vera, secondo me. Lui è obiettivamente di cultura politica molto diversa da quella mia. Cioè lui di una sinistra molto marcata. Lui è stato un comunista profondo anche nella mia nella mia città la sua storia è la storia di un comunista, cioè lui non può stare nel PD di oggi, il PD di Renzi, lui sta più a sinistra, lui è quello che guardava con simpatia al, al primo Sipras, per esempio. Cioè una sinistra che fosse più connotata e radicale. Però di questa nostra esperienza lui salva una cosa, cioè la necessità di impegnarsi nel concreto al di là delle differenze politico-culturali e credo che questa sia la cifra che serva ad Agrigento per risalire la China, cioè un mettersi insieme al di là delle differenze culturali. Poi magari per carità in questa vicenda elettorale ognuno recitala, reciterà la parte sua, però mi piacerebbe che l'indomani tutti si mettessero insieme a lavorare per questa città con qualcuno che magari abbia un portato suo, o porti una sua, una sua esperienza. Certo. Io eviterei di dare una, la macchina in mano a chi non ha, non ha fatto la scuola guida. E quindi, o comunque non l'ha portato una macchina perché una città come Agrigento che ha una sua complessità, mi piacerebbe che ci fosse gente che si sia in qualche modo scommesso in, in questo. Ecco, ma questo è un mio personalissimo pensiero e non c'è nessun elemento diciamo, di di individuazione nei confronti di nessun altro che rispetto evidentemente. Avviamoci verso la conclusione dell'odierna puntata di tema, una ultima domanda. Candidato sindaco Calogero Firetto, come sarà la sua campagna elettorale? Come si presenterà agri agli agrigentini? Quali modalità Sarà una campagna di presenza nel territorio a contatto con gli elettori porta a porta nei quartieri, i comizi. Adesso non so se faremo i comizi, se i comizi oggi servono. Ma certamente il modo migliore per farlo è aprire un canale di comunicazione con, con la città e soprattutto saper ascoltare. L'ascolto è fondamentale per poter fare le cose, cioè, non è che può essere un rapporto unidirezionale. Qui non è che c'è Maradona che entra in campo e fa la grande partitona e ti fa vincere, qui c'è da mettere avanti un lavoro corale, ce li vuole la passione di tanti, ci vuole la città che segua, e soprattutto che la città cominci a individuare il percorso giusto, si inorgoglisca dei passi in avanti che via via si vanno facendo, perché senza questo, senza condivisione, questa grande condivisione, non si va da nessuna parte. Allora, ascolto, tanto ascolto, fermezza, per tante scelte bisogna essere, io credo, fermo, perché senza la fermezza su certi temi eh, ce ne sono da affrontare, fermezza che deve muoversi anche su un piano di uniformità, perché quando la regola esiste, ed esiste per tutti, la regola è apprezzata. Se le regole sono schizofreniche. Per cui esistono per alcuni, ma non esistono per gli amici degli amici e allora evidentemente va tutto a gambe all'aria. Non si percepisce la giustezza di un percorso e allora sono guai. Credo che questa sia sostanzialmente la linea e eh, il crinale verso il quale diciamo, indirizzarsi. Grazie onorevole Calogero Firetto, sì. grazie anche a voi gentili telespettatori per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema!